Mancano ormai poche ore all'appuntamento televisivo più atteso della stagione. Stiamo parlando della 65esima edizione del Festival di Sanremo, che stasera alle 20.30 su Rai 1 darà il via alla prima delle 5 serate. Si è appena conclusa la conferenza stampa al Teatro dell'Ariston e il conduttore e direttore artistico della manifestazione, Carlo Conti, è apparso rilassato e ben motivato. Ad affiancarlo tre donne di spessore diverso, Arisa, Emma e la bellissima spagnola Rocio Munoz Morales. Carlo Conti ha dichiarato di aver puntato molto sulle canzoni, nella speranza, da ex disc jockey, che potremo ascoltarle dalle più note emittenti radiofoniche già dai prossimi giorni. La prima serata si aprirà con un filmato che riproporrà la sfilata dei 20 big sulla passerella allestita all'esterno del Teatro dell'Ariston. La prima ad esibirsi sarà Annalisa con il brano Una finestra tra le stelle. Grande attesa per i super ospiti Romina ed Albano, che dopo tanti anni suscitano ancora la curiosità del grande pubblico. Insieme riproporranno una carrellata dei loro più grandi successi, ma sembrano avere in serbo anche una sorpresa per i telespettatori. I più giovani saranno invece incollati al televisore per la presenza di Tiziano Ferro e dalla band americana Imagine Dragons. Il primo presenterà due dei suoi nuovi singoli, mentre il gruppo regalerà un assaggio del suo nuovo album Smoke più Mirrors. La comicità verrà affidata all'attore napoletano Alessandro Siani, reduce dal successo cinematografico Si accettano miracoli, di cui, oltre ad essere protagonista, è anche regista e sceneggiatore. Uno spunto di riflessione si aprirà con la presenza del medico di Emergency, Fabrizio Pulvirenti, che racconterà momenti della sua esperienza in Sierra Leone. Per quanto riguarda le giurie, Carlo Conti ha portato dei cambiamenti che tolgono potere al televoto e lo affidano soprattutto alla giuria di esperti e a quella demoscopica. Insomma, un palinsesto di tutto rispetto, quello di stasera su Rai 1, che non teme concorrenza se si considera che Mediaset per l'intera settimana proporrà solo film in seconda visione e rinuncerà alla programmazione delle sue note fiction.